Le segnalazioni che riguardano la pericolosità di certe strade di Cremona sono sempre più frequenti e si riferiscono a diverse zone della città, non solo quelle periferiche. In alcune parti, poi, i lavori effettuati non avrebbero risolto il problema, come in via Bergamo. Non mancano neppure i cittadini che sono stati costretti a far riparare l'automobile per i danni subiti. Sulla questione la minoranza ha presentato un'interrogazione. Abbiamo una situazione stradale a Cremona che è spaventosa, perché basta girare per le vie cittadine per rendersene conto. Secondariamente la mia interrogazione era volta al fatto di migliorare un po' tutta la viabilità, con i rischi annessi e connessi, perché è un rischio sia per i veicoli che per le persone. All'interrogazione ha risposto l'assessora Simona Pasquali, sottolineando come la stagione delle asfaltature sia di fatto terminata, come le scelte cambino di anno in anno in base alle priorità individuate, e quest'anno l'amministrazione ha privilegiato la sicurezza scolastica con le misure antisismiche. Sono state asfaltati diversi tratti di strade come via Acquaviva, via Massarotti e via Giuseppina. Gli aumenti dei prezzi dei materiali hanno inciso anche sul costo dell'asfalto e questa circostanza ha indotto a intervenire sulle strade più ammalorate. Per la loro messa in sicurezza occorrerebbero più di 20 milioni di euro. Mi aspettavo una risposta un po' più esauriente, però accontentiamoci di questa per il momento. È una questione proprio di buon senso, cioè tralasciare magari qualcosa di meno importante per basarci un po' di più sulla viabilità, che è molto importante. I cittadini perlomeno me l'hanno segnalato, lo sentono molto il problema. In conseguenza la percorribilità delle strade ha un'importanza veramente di livello, perché incidenti, cadute, che poi il comune si deve trovare a risarcire oltretutto. Ormai è un problema di sicurezza. Soprattutto di prevenzione, perché questo è un modo per prevenire. Oltre che essere più sicuri, cerchiamo di prevenire. Non aspettiamo che succedano le cose, magari se riusciamo a prevenirle è molto meglio.